Buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo sul Titolo TV. Come vedete, io, Donato Francesco Bianco, sono in gradita compagnia con Enrica Leone per quanto concerne l'appuntamento televisivo che oggi parleremo di Sanremo ed esclusivamente di Sanremo. Ciao Enrica e benvenuta in puntata. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e sì, hai detto bene, oggi, ma non solo oggi, ormai si parla solo di Sanremo da una settimana e quindi noi Sì. ci omologhiamo, visto che la Sì. parola d'ordine per questo Sanremo è omologazione, ci omologhiamo anche noi e ovviamente parliamo Beh, di dopo 3 giorni, Sanremo, com'è giusto che sia. diciamo che dopo 3 giorni possiamo fare un mini epilogo, no? Bah, sì, diciamo che comunque un bilancio lo si può tranquillamente fare perché sono andate in onda 3 puntate, anche volendo lasciare un po' il beneficio del dubbio, non credo che cambi moltissimo in queste ultime 2 sere. Insomma, lo stile, lo stampo di questo Sanremo 2016, di questa 66esima edizione, lo abbiamo già comunque inquadrato e quello è, non credo che possa modificarsi più di tanto, ecco. Ma riconduce al Sanremo dell'anno scorso? È un copia e incolla, diciamo, o c'è qualcosa in più rispetto a quell'anno, al primo anno di Conti, diciamo, eh? Guarda, paradossalmente quando, o meglio, non paradossalmente, ma generalmente quando un conduttore riconduce per la seconda stagione successiva, secondo anno di seguito successivo, un festival, il rischio è quello. Poi, insomma, quest'anno così è stato, a me sembra sostanzialmente un copia e incolla, ad eccezione ovviamente di chi affianca Conti o lo pseudo affianca, per cui sì, si è partiti dallo slogan e dall'hashtag Tutti scantano Sanremo, le interviste sono bene o male basate, o quello che se ne riesce a vedere delle interviste sono basate su questo, no? Sul partire da quella che sono le canzoni, l'abbiamo visto con Nicole Kidman e con altre, le canzoni della vita delle persone che sono intervistate. La cosa differente, ovviamente, faccio la battuta, ma questo posso dire, ovviamente sono le canzoni, perché sono nuovi interpreti, quindi è chiaro che queste sono diverse, ma tutto il contorno è quello, cioè è un grandissimo contorno, è talmente grande da non avere molto senso, perché risulta essere pesante e noioso, lo dico andando contro agli ascolti, ma ormai abbiamo capito che ascolti, qualità non vanno quasi più di pari passo, soprattutto quando la proposta della controprogrammazione o la programmazione stessa degli altri canali Rai è pressoché inesistente, quindi è un po', la settimana di Sanremo è un po' come tornare negli anni in cui c'era un solo canale e di conseguenza i numeri sono alti, poi bisogna anche Non vedere c'è un attimino come. competizione. Bisogna anche vedere un attimino come li si interpreta questi numeri, perché quando conviene si guardano gli telespettatori, quando conviene si guarda lo share, soprattutto in questi ultimi 2 anni, in modo che comunque si fanno quadrare per l'appunto i conti. Gli Senti. ascolti sono comunque stati alti, questo non si Senti, deve dire. a proposito di Cher, no? È Sì. anche vero che io l'ho guardato Sanremo ed effettivamente, come dici te, non c'era una controalternativa sugli altri canali, cioè non c'era tipo la partita della nazionale contro il Brasile e quindi No, si poteva. solo ieri sera Mediaset ha fatto scendere in campo il segreto e mi ha fatto sorridere questa cosa stamattina perché Leone in conferenza stampa ha detto che c'è stata un'inflazione verso punto basso rispetto alla terza serata dell'anno scorso di circa 120.000 spettatori e si è subito trovata la soluzione, no? La scusante che era colpa del segreto su Canale 5, quando insomma in tempo un po'. Tempo non sospetto, i cali si puntava il dito contro chi lo stava Beh, un facendo in quel calo, l'anno momento. scorso mi sa che c'è stato un calo fisiologico, insomma, alla fine dei conti c'è stato qualcosa dalla curiosità iniziale, No, poi guarda, in realtà non no? c'è stato tantissimo calo l'anno scorso, nel senso che io adesso, vediamo se riusciamo a recuperare i dati Auditel di quella stagione. Devo dire la verità che comunque per quanto riguarda
gli ascolti l'anno scorso, che poi comunque bisognerebbe sempre cercare di fare i confronti, sì, è vero, anno precedente con anno, sì, successivo, però più che altro magari guardare il primo anno di un conduttore contro il primo anno di quel conduttore, il secondo anno di quel conduttore contro il secondo anno di un altro conduttore. Quindi sarebbe meglio fare così, perché in genere, sì, così, sì, quest'anno, sì, c'è un po' questa anomalia. Allora, guarda, ti dico che la puntata, la terza puntata di Sanremo dell'anno scorso ha comunque avuto una media di 10.586.000 spettatori con uno share del 49,51%, quindi c'è stato un calo rispetto alla prima puntata, ma un aumento rispetto alla seconda, parliamo, okay, dell'anno scorso. Okay. Quest'anno invece comunque rimaniamo sempre sui 12 milioni, dalla prima puntata alla terza c'è stato un calo di quasi 500.000 spettatori, però ovviamente questi sono numeri che sembrano non vogliono, insomma, non interessano, perché si è deciso che Conti va, che Conti deve andare ormai a... E tra l'altro anche si prospetta un Conti terzo Tris. Episodio Tris, e forse Tris. È quarto. Guarda, cosa farà? Sicuro. Farà la gara a Baudo? Tris è sicuro, perché, ma infatti lui è un po' un baudiano, un baudiano, no? Della tribù dei Baudo. Sicuramente lui l'anno scorso, prima di fare Sanremo 2015, aveva già firmato per 3 anni. Si è scoperto poi quest'anno, perché è stato Leone a dirlo in conferenza stampa, che quando firmò disse: ma io voglio avere un progetto a lungo termine, perché voglio costruire qualcosa. Quindi diciamo che l'idea del contratto triennale forse non è venuta proprio solo ed esclusivamente dai vertici Rai, che poi comunque vertici Rai da Leone, che poi comunque ha ribadito di essere stato all'inizio da solo in questa scelta, però di fatto è così. Io tutta questa costruzione non la vedo più che costruzione, vedo un po' di distruzione, perché c'è la distruzione di quella, non c'è la costruzione di un contenuto. Conti sostanzialmente non è un conduttore che si sporca le mani, lui è il classico political correct che non tocca nulla, che dirige dall'alto e che fa sentire comunque la sua presenza, perché noi abbiamo avuto un festival, cioè abbiamo due Valletti e una bravissima Virginia Raffaele, che a parer mio si sta sprecata. Ma attenzione, Virginia Raffaele è una bravissima imitatrice e l'ha dimostrato con la Ferilli. Cioè, io ho anche visto che scusa se ti interrompo, ma ho visto certe volte che proprio Virginia Raffaele in certi momenti è più, l'attenzione è più focalizzata sulla sua persona, stando anche sul palco con Conti. Conti quasi viene annebbiato dall'immagine di Virginia. Più o meno, nel senso che comunque no, lui riesce sempre a trovare il modo per spiccare. Diciamo che Virginia è stata, per quello che almeno fino ad oggi è stato dato la possibilità di fare, cioè un'imitazione per sera, durante tutta la sera, tra l'altro ieri sera è uscita 5 volte, cioè pochissimo, e per poco tempo a volta, lei è stata meravigliosa. Io mi auguro, e questo è il cambiamento che vorrei in queste ultime 2 serate, è che si prendesse in considerazione anche la Virginia Raffaele Virginia, e non imitatrice di Sabrina Ferilli, Carla Fracci o Versace. Vorrei che si vedesse anche lei, perché è una bravissima ragazza, sa tenere il palco, e sarebbe bello sentire nominare Virginia Raffaele da Conti e non vederlo solo scritto a inizio puntata nell'elenco dei partecipanti al Festival di Sanremo. Io sinceramente la prima serata mi sono stupita in negativo del fatto che Conti abbia, così come ha fatto successivamente, abbia salutato Virginia Raffaele salutando Sabrina Ferilli, non Virginia Raffaele. E questo secondo me lo sappiamo tutti che è Virginia Raffaele, ma io voglio anche vedere Virginia, non voglio vedere solo le imitazioni. Ah sì, perché se no si chiamava il comico come di antica tradizione in Sanremo, si faceva fare lo sketch, fine, inizio e fine a se stesso. La battuta che mi viene da dire è che Conti gli ospiti che non può avere li fa imitare, però insomma poi diventa cattiva, quindi gliel'ho detta, però la senti, gli altri due, Gargo e... Garco, allora,
ti dirò la verità, quando è sceso la prima volta ho nutrito un briciolo di speranza per lui, certo. Dopodiché è stato un continuo cadermi sempre più in basso, non ho ancora capito quanto ci faccia e quanto ci sia, nel senso che nell'ultima serata ho visto che ha cavalcato molto questo fatto che gli era stato fatto notare che lui legge molto, che nonostante legga i mappini, cioè... Lui, quando ci fu la prima conferenza stampa, quando fu annunciata la sua presenza intorno a fine gennaio, disse: io non voglio prepararmi come mi preparo quando faccio un personaggio in televisione, voglio essere me stesso. Sì, però insomma, ricordati che sei sempre a Sanremo, magari se devi leggere, leggi, ma non farlo notare, ma soprattutto... stai lì con la testa, perché l'impressione che ha dato è che lui sia su un altro mondo e non è... No, a me ha fatto ridere la campionessa paraolimpica, dove gli ha detto proprio spudoratamente: a mia mamma non piaci. E quella non era preparata assolutamente. Infatti ci è rimasto. Sì. È stata una cosa molto bella. Maddalena Ghenea, per quelle poche volte che ha avuto la possibilità di parlare in conferenza stampa, fino ad oggi si è dimostrata una ragazza con la testa, intelligente e brava, anche molto umile. Peccato che sul palco dell'Ariston le sia permesso di fare solo la valletta, perché accanto a una persona come Conti solo la valletta puoi fare. Cioè, si era parlato all'inizio di co-conduttori, ma io non ci ho creduto nemmeno per un secondo, perché comunque lo stile di Conti è quello, nel bene o nel male. Io non dico che sia giusto o sbagliato come lui lavori, perché lui non lavora come lui. No. Io personalmente preferisco un conduttore che sa condividere sia in grado di condividere quel palco con chi lo accompagna. No, ma almeno anche non trattare la parola, proprio non menzionare proprio la parola co-conduttore, dici valletti, perché se devono fare quello, fanno quello, basta. È inutile dire co-conduzione, che poi alla fine dei conti la co-conduzione non esiste. Senti, io ti volevo fare una domanda. No, non è vero che non esiste, Donato, non è vero, perché comunque io non voglio ritornare sempre al 2013 o al 2014 per quale... No, no, io parlo di questo Sanremo, eh. Ah, ok. No, no, se andiamo ai Sanremi in arretrato, uno dei più lampanti esempi sono la Litizzetto con Fazio, ma loro, sai, viene anche recepita dal pubblico, vedendoli su Rai 3, sulla loro trasmissione, Che Tempo Che Fa, li vedono già come una coppia di fatto teatrale, cioè televisiva, quindi cambi il contesto ma rimane sempre la coppia televisiva, quindi dai per scontato che è una co-conduzione, anche perché poi la Litizzetto non è che me la vedo proprio a fare da valletta con Fazio, cioè spesso e volentieri Fazio viene massacrato, quindi goliardicamente sono due mondi diversi e non stiamo nemmeno qui proprio a paragonarli, sì. Probabilmente non paragoniamoli nemmeno. Per quanto riguarda invece, volevo dirti qualcosa di bello, perché qualcosa di bello fino a qui l'abbiamo visto, se vogliamo parlare da un punto di vista nostalgico di belle canzoni e di appunto passato, i medley di Ramazzotti, della Pausini, la Reunion dei Pooh, e invece se vogliamo parlare di qualcosa di emozionante, di commovente, che mi chiedo perché in tempi non neanche tanto lontani veniva detto come: ah, questo non ha senso a Sanremo, invece quest'anno è stato applaudito, una presenza come Ezio Bosso che ha fatto commuovere e pensare, riflettere, potente come presenza, e la sorpresa ninofrastica con la parte finale del suo intervento due giorni fa, scusate se mi sbaglio con le date, ma io questa per me è una settimana unica intramezzata da 2-3 ore di sonno, quindi sì, contestualizzare, però Nino Frassica nella parte finale, avendo fatto ridere tantissimo nella prima con questa intervista doppia insieme a Gabriel Garco, ma poi ha fatto anche riflettere con quella bellissima canzone Amare. E io lì ti voglio fare una domanda, no? Dimmi. Sai che quando ho sentito la canzone di Nino Frassica, abituato al personaggio comico come lo era il nostro compianto Faletti, Giorgio Faletti, nel momento in cui, non mi ricordo adesso quale anno fu, si presentò
al Festival di Sanremo con la canzone Minchia Minchia, signor signor Tenente. tenente, sì, lo so. Cioè, io ti giuro, in quel momento ho avuto lo stesso brivido come lo sto avendo adesso e non te lo nascondo, abituato da pubblico, facente parte del pubblico, a vedere un personaggio come, anche come Che Tempo Che Fa, con le battute, anche con i suoi fuori, perenni fuori luogo costruiti a regola d'arte Ma da sì, Nino poi Grazia, vederlo vedere anche al mare, ci si al mare si diverte. gioca. A mare si gioca, scusami. Cioè, no, sono rimasto senza parole perché effettivamente, Ma in soprattutto realtà come la chiude, soprattutto come la chiude, perché tutti abbiamo il flash di quel bambino in sì, un alla fine sì, la canzone dolce, era per lui, la passami canzone il era per lui. riposo. La canzone era per lui, in realtà Nino Frassica queste cose le sa fare, è un bravissimo comico e io l'ho sempre definito e lo stiamo ammirando fortunatamente ogni sabato che fuori tempo che fa, è il comico del nonsense, cioè quello che ti fa scattare la risata del nonsenso. Sì, è Ma vero. poi sa anche essere un bravissimo attore drammatico e sa interpretare. E capita molto spesso, sono più toccanti gli interventi di comici che in genere appunto ti fanno ridere, ti fanno divertire quando poi toccano le corde del serio che magari persone che della serietà hanno fatto comunque la loro dote e quindi molto spesso così. Quindi questo sicuramente è stato, almeno fino a qui, sono i due momenti più toccanti, il suo posto e Nino Frassica, al di là appunto poi della nostalgia rievocata con i grandi della musica che hanno un po' festeggiato loro. Senti, io ho visto che stiamo più o meno alle battute conclusive, ti faccio due domande perché, Dimmi. perché sono molto di estrema importanza. Allora, una settimana precedente sul titolo.it abbiamo pubblicato un comunicato stampa dell'Agicom, dove comunque comunicava il fatto che il televoto è ancora vecchio e obsoleto e che comunque avrebbero vigilato. Che cosa è successo? Ma paradossalmente ci si è preoccupati di tutto meno dell'inconveniente che invece è successo ieri sera, cioè dell'inconveniente tecnico sulla stampa, quindi che non ha a che fare con il televoto da casa. La sala stampa, ci sono una serie di giornalisti accreditati, abilitati, Tra l'altro abbiamo esperti. anche Valeria Sorri, la nostra redattrice Valeria Esatto, e Sorri. Valeria potrà dire meglio di me quanto è successo ieri sera. C'è stato un problema ancora da definire, nel senso che non si è ancora capito che cosa realmente sia successo, tale per cui l'80% dei voti della sala stampa sulla prima sfida dei giovani non è pervenuto, per cui è rimasto soltanto un 20% che poi si è unito al voto da casa e quindi aveva decretato la vittoria di Miele, cosa che poi si è ribaltata alla fine perché appunto è stato rieffettuato il voto della sala stampa che ha poi ribaltato la situazione. Che tra l'altro Valeria mi ha detto che sono abbastanza rigide le situazioni, cioè le regole in sala stampa. Anche l'anno scorso erano abbastanza rigide, ma quest'anno addirittura erano diventate più rigide ancora. Sì, vabbè, lì dipende perché comunque, per esempio, una cosa che, sai, i regolamenti sono fatti un po' in modo particolare perché, per esempio, è previsto il tetto massimo di votanti, ma non è previsto un tetto minimo, il famoso quorum, per cui c'è qualcuno che questa mattina in conferenza stampa ha detto sì, però la votazione nuova per i giovani, per la coppia di giovani, è avvenuta in un nero pubblicitario per esigenze anche comunque date dal fatto che la sala stampa doveva votare anche altro, quindi si era appunto un po' creato un imbroglio di carte, inteso come un accavallarsi di votazioni, quindi bisognava trovare un momento. E quindi è avvenuto con un nero pubblicitario, ma molti dei miei colleghi, per esempio, io ero in bagno, l'altro dal bar, questo di qui, questo di lì, quindi anche il fatto che è vero che è stata una delle votazioni più, diciamo, più alte, nel senso con un più alto numero di
di votanti, però è anche vero che tutti i giornalisti della stampa accreditati al voto possono anche non votare, per cui certo, magari avere un quorum minimo, un tetto minimo sarebbe una cosa utile. La questione delle televoti, tra l'altro, per questa sera ancora noi non sappiamo effettivamente quali saranno, quanti saranno i giovani in gara, perché appunto si sta pensando alle 15 proprio, quindi un quarto d'ora fa dovrebbe essere cominciata la la riunione per valutare appunto se sia il caso di cambiare il regolamento e permettere anche a Daniele di partecipare alla finale dei giovani oppure no, perché insomma, visto quello che è successo ieri sera, i meccanismi dei voti e dei televoti sono sempre stati, certo questo è il primo caso che è eclatante di sala stampa, però purtroppo è successo. Senti, e chiudiamo allora, lasciando tutte le problematiche tecnologiche, chiudiamo con la reunion. Io tra l'altro... La reunion dei Pooh, dici? Sì, la reunion dei Pooh. Sì, la reunion dei Pooh. Come l'hai visti? A me hanno fatto tenerezza e anche... Guarda, io... Se trovo l'occasione vado a vederli, comunque. Io sono una fan dei Pooh, quindi il pubblico ieri sera era in delirio, standing ovation, li ho trovati in pezzo di festa. Erano già in forma quando erano da farsi, quando erano arrivati da farsi, io me li ricordo belli carichi a molla, poi... Erano già in reunion, quindi non sì, ma infatti no, ma vederli poi anche da Fazio, vabbè, Fazio è una trasmissione, quindi, però vederli magari emozionati sul palco di Sanremo, come beh, sono visto? Tornati là dove nel 90 avevano avuto un grande successo con Sole, sì. Quindi ecco, quello è stato uno dei momenti carini. Perché comunque hanno cantato, hanno fatto tantissime canzoni, hanno fatto un medley molto molto denso, sono stati bravi e ovviamente il palco porta emozione sentirli cantare tutte queste canzoni poi tutti insieme. Poi la cosa curiosa è che adesso, se vogliamo fare un po' di gossip, paradossalmente sono tornati sul palco dell'Ari, sono in versione 5 con dietro le quinte, il motivo per il quale erano diventati 4, e cioè Patti Pravo. Quindi se vogliamo essere un ma po' infatti, di... Ma infatti Red Canzi ha comunque l'ha velatamente espresso, e dice poi, sai, da ragazzini ci eravamo lasciati, poi abbiamo capito maturando, diventando degli uomini adulti, che possono capitare delle cose. Beh sì, poi... Però vabbè, molto 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 particolare, insomma, sì, io particolare. Se, hanno annunciato che fino al 31 dicembre, 31 sì, ottobre, poi 31, si lasceranno, si faranno. Uno prenderà le sue strade, ma rimarranno amici per sempre, come canta la loro canzone. Infatti è carino che il medley è stato chiuso poi, tra l'altro, con la canzone Chi fermerà la musica, poi in un tempio come quello di Sanremo, insomma, Chi fermerà la musica. Infatti è più appropriato. Senti, noi ci aggiorniamo, noi faremo poi una puntata conclusiva sul Festival di Sanremo, finito il Festival di Sanremo, e quindi i nostri telespettatori li invitiamo a seguirci. A sentire ancora parlare di Sanremo, non ne potranno più? Sì, loro. Pensate noi. No, vabbè, diciamo che è una bella avventura, anche per noi che stiamo dietro le quinte e che comunque curiamo la parte giornalistica. Ma però si dorme poco. Nel bene o nel male è comunque adrenalinico ed è bello per chi lo fa con passione e cercando anche di approfondire e di capire. Come ti dicevo, ci omologhiamo alla massa. Io non mi omologo mai spesso, nel senso che non mi omologo quasi mai. Nel senso che quello che voglio dire lo dico nel rispetto ovviamente di tutti e non lo faccio con cattiveria o per attaccare o per puntare il dito, ma lo faccio analizzando razionalmente. Certo. E quindi mi piace questa tipologia di lavoro. Se mi guardo attorno vedo davvero molta omologazione, molte persone che salgono sul carro del vincitore e non hanno il coraggio di
di dire davvero tutto e quindi tengono un po' tutto zucchero e miele, appunto. E va bene così, non c'è voglia di scavare, non c'è voglia di approfondire, di capire, non c'è voglia di chiedersi determinati perché. E quindi quando arrivo ogni anno per me la settimana di Sanremo è un motivo in più per chiedermi altri perché e cercare di... Io la televisione a me piace smontarla e rimontarla, applaudirla quando merita e bacchettarla quando è giusto. Cioè, beh, giusto. Posso essere fuori dal coro, in realtà neanche più di tanto, perché faccio un'ultima parentesi. Abbiamo parlato degli ascolti altissimi, degli ascolti alti. Si è parlato tanto di numeri, per esempio che Twitter, la tendenza, il trend di Twitter con l'hashtag Sanremo 2016 ha avuto il numero di contatti più grande di sempre per quanto riguarda Sanremo. A me dà fastidio quando si prendono in considerazione i numeri di per sé e basta. Nessuno è andato a leggerli quei tweet, a leggerci che cosa c'era dietro. Sì, magari erano delle critiche. Perché magari su questi 500.000 tweet forse la metà erano di critiche. E allora forse andiamo allora, a fare a guarda. Ti dico questo, io ho mandato un messaggio ad un mio amico che non svelerò mai il nome. Stai guardando, no, ma la risposta è stata bellissima. Stai guardando Sanremo? E lui, sì, la location assomiglia alla Basilicata ed è forte proprio Papa Leo e Gassman. Gli ha risposto quello. Guarda, quindi... Gassman e Papa Leo saranno questa sera a Sanremo. Quindi... però in quella circostanza erano da tutt'altra rete e ho già capito che non stava guardando nessuna delle rete Rai e quindi ho già capito, insomma, sì, gli è piaciuto tantissimo il Sanremo. Sì, però vabbè, c'è poi... chi piace, chi non piace, insomma, sì, quindi, no, pubblico vabbè, bello per quello. L'unica cosa che sarebbe bella è un po' di coerenza, perché poi ne riparleremo più avanti quando sì. sarà tutto finito, perché abbiamo ancora due serate e poi se ne parlerà ancora tanto. Mi spiace avremo... che l'ha sforato. Vabbè. Questa notte si finirà più o meno alle 1:10, quindi vi avviso tutti quanti. Buon lavoro allora. Grazie. Grazie di tutto Enrica e ci sentiamo allora alla prossima puntata, va bene? Grazie a te, ciao. Un saluto a te e a tutti i nostri telespettatori. Ciao. Ciao.